Tante volte in passato mi sono ritrovata davanti allo specchio a pensare: no, Sara, questa minigonna non la puoi indossare. Si vede che le gambe sono molto più robuste in confronto al resto della figura. Ti dirò, con il passare degli anni ho cominciato ad accettare, anzi ad amare, questa mia caratteristica. E sono qui oggi per condividere con te alcuni consigli che io personalmente seguo quotidianamente per far sì che il mio abbigliamento risulti sempre molto equilibrato e armonioso. Io sono Sara e sono una consulente d'immagine e una fashion stylist. Direi di iniziare subito dal primo suggerimento, ovvero quello di prediligere la vita alta su gonne e pantaloni. Infatti questa è molto utile per distogliere lo sguardo di chi abbiamo davanti dalle nostre gambe più robuste e far sì che l'attenzione si focalizzi proprio sulla parte superiore. In base alla tua body shape, dunque alla forma del tuo corpo, potrai scegliere se optare per una vita molto alta, alta o media. Tutte e tre andranno bene, l'importante è che questa non sia bassa, perché altrimenti andrai a focalizzare tutta l'attenzione proprio sulla zona inferiore. Proseguiamo con il consiglio successivo, ovvero non creare nessuna interruzione cromatica sul punto più ampio del bacino, altrimenti questa diventerà un punto focale dell'outfit. Cosa significa? Che dovrai prestare massima attenzione alla lunghezza delle tue giacche e dei tuoi top. Questi non dovranno mai cadere sul punto più largo delle tue gambe, o meglio, sul punto che tu desideri portare in secondo piano. Per esempio, l'abbinamento tra due colori molto contrastanti tra di loro, tra la parte superiore e la parte inferiore, funzionerà molto bene se lo stacco cromatico avviene in una posizione lontana dal tuo punto più ampio. Quindi, banalmente, se scegli un pantalone nero a vita alta e un top a righe che si fermi anch'esso sul punto vita o comunque che viene rimborsato all'interno del pantalone. Allora sì, scegliere invece di indossare un pantalone nero e sopra un maglione bianco che arrivi sotto il sedere a metà coscia sarà sicuramente una scelta un po' audace che inevitabilmente porterà l'attenzione di chi ti guarda proprio sulle tue cosce. Detto questo, quindi, il mio suggerimento successivo è quello di optare per giacche, blazer, cardigan corti. O meglio, possono essere anche lunghi, ma soltanto se portati aperti. Chiusi sì, ma se presentano uno spacco che almeno migliori la vestibilità proprio del capo. Per quanto riguarda lo spacco delle giacche, chiaramente mi riferisco a quello posteriore centrale. Per quanto riguarda i modelli di abiti di gonne, sono da preferire quelli svasati o a portafoglio, in quanto in entrambi i casi faranno sì che le gambe passino un po' in secondo piano, quindi non ti dico che andranno a nasconderle, ma accompagneranno molto bene le forme e soprattutto aiuteranno a rilanciare perfettamente la fisicità. Parlando di pantaloni, i nostri più grandi alleati si rivelano i modelli flare, bootcut e palazzo. I primi due grazie alla svasatura finale che va a rilanciare subito l'ampiezza dei fianchi, facendo risultare così la figura ancora una volta più armoniosa, e quelli palazzo perché grazie alla loro ampiezza e morbidezza portano proprio in secondo piano tutta la parte inferiore del corpo, soprattutto se sono a vita alta e abbinati nel modo corretto. Non dobbiamo dimenticarci mai poi che il metodo più efficace per allontanare l'attenzione da una determinata zona del nostro corpo è quello di portarla proprio in una zona della nostra figura che ci piace, che per noi è un punto forte. In questo caso, se personalmente desidero allontanare lo sguardo dalla mia parte inferiore, che ritengo quella proprio meno forte, sceglierò di posizionare volume sulla parte superiore. Mi divertirò a giocare con fantasie orizzontali, volant, decorazioni, stampe, colori più accesi, brillanti. Farò sì che gli occhi di chi ho davanti si soffermino sulla parte superiore del mio corpo. Sempre parlando di parte superiore, sono molto valorizzanti le spalline imbottite, che possono essere più o meno strutturate, però sicuramente daranno una maggiore importanza alla parte superiore bilanciandola con quella inferiore. Questo vale soprattutto sia in caso, diciamo, di gambe più importanti, più forti, ma anche proprio di fianchi più pronunciati. Un altro dettaglio da non sottovalutare mai è la grandezza della tasca posteriore del pantalone o del jeans, che solitamente dovrebbe essere di una grandezza media grande. Quelle piccoline infatti tendono ad ampliare ulteriormente la zona. Quindi poi dipenderà chiaramente dalle tue caratteristiche personali. Ricordati che questi sono dei consigli molto generalizzati, standard, che poi vanno
saranno personalizzati in sede di consulenza, in particolare quella dedicata alla forma del corpo. Dedichiamoci adesso ad alcuni consigli per la scelta degli accessori. In particolare io ti suggerisco di optare per delle scarpe che siano di un colore molto vicino, se non uguale, al pantalone. Questo farà sì infatti che la tua zona inferiore risulti molto più slanciata e più snella. E poi la borsa, sempre meglio prediligere il modello a spalla o a mano, l'importante è che non si fermi mai all'altezza dei fianchi o delle cosce, perché in quel caso andremo non soltanto a porre attenzione là, ma a ingrandire anche orizzontalmente la nostra parte. Le scarpe nude sono delle nostre grandissime compagne di viaggio, soprattutto durante le mezze stagioni o l'estate, in particolar modo se indossate con gonne, shorts, mini abiti. In un batter d'occhio aiutano ad allungare ancora una volta la gamba e proprio ad alleggerirla rispetto a una scarpa di un colore contrastante o molto vivace, molto forte all'interno del look, un colore che si prenderebbe molto spazio e focalizzerebbe tutta l'attenzione di chi abbiamo davanti su quella parte, quindi poi di conseguenza non soltanto all'altezza del piede e della caviglia, ma anche di tutta la nostra gamba. Concludiamo con un accenno riguardante la scelta di tessuti e colori per la parte inferiore. In particolar modo preferirai tessuti opachi, tinta unita, che non presentino sbiaditure, bene tessuti leggeri e scivolati, non aderenti. Sempre prediligere appunto la tinta unita rispetto ad esempio alle fantasie. E anche per quanto riguarda i collan, io ti sconsiglio quelli con delle trame molto importanti, delle texture che vanno ad aggiungere volume o che comunque diventano protagoniste dell'intero outfit. Sempre meglio quelle tinta unita, andranno sicuramente a valorizzare molto di più l'intera figura. Spero dunque che questi consigli possano esserti utili, fammi sapere un po' cosa ne pensi. Io ti ringrazio moltissimo per aver seguito questo video, ti ricordo come sempre di lasciare un like e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, e noi ci vediamo prossimamente. Un bacio!